Un viaggio nel tempo che inizia nell'era preistorica e arriva ai giorni nostri attraverso arte, mestieri, cultura e disegni di Leonardo. Il Museo Civico e Diocesano di Fucecchio nasce nel 1969 e dal 2004 è ospitato a Palazzo Corsini, appena sotto l'imponente castello di Sala Marzana e a fianco dell'Abbazia di San Salvatore, all'interno delle storiche mura di fortificazione della città. Proprio Leonardo da Vinci raffigurò per primo il castello in quella che di fatto fu la prima mappa della zona e che oggi aiuta il visitatore a capire i processi di trasformazione di Fucecchio e del suo antico castello. Quest'ultimo in particolare è stato oggetto di un intervento portato a termine l'anno scorso in occasione del 500° della morte di Leonardo, per il quale abbiamo sviluppato un nuovo allestimento nelle sale dedicate alla nascita del castello e alle sue trasformazioni fino a giungere alla forma che il castello di Fucecchio ebbe e che Leonardo ebbe occasione anche di osservare e di ritrarre nella famosa carta del Valdarno del 1503. La visita del Museo Civico si divide in tre parti: la prima archeologica, che illustra aspetti del popolamento e della storia degli insediamenti del territorio; la seconda invece storico-artistica, che comprende quadri e opere come quelle di Giovanni Sergiovanni, fratello di Masaccio, e di Arturo Checchi; la terza infine naturalistica, interamente dedicata alla fauna del Padule di Fucecchio. Le collezioni di proprietà comunale, statale ed ecclesiastica si dividono in ben 17 sale e illustrano la storia dell'area compresa tra le Cerbaie, la Bassa Val di Nievole e il Valdarno, tra ceramiche, anfore, epigrafi dei conti Cadolingi e ritrovamenti in fondo all'Arno. Fa parte di un bagaglio di attività che abbiamo sviluppato dall'inizio degli anni 2000, quindi consideri un ventennio di raccolta di dati che sono stati per l'occasione appunto rielaborati. Naturalmente l'attività di ricerca continua, come continua anche le altre attività tipiche del museo, e cioè quella della diffusione della cultura, della formazione dei giovani, perché ospitiamo appunto anche tirocinanti di diverso livello, e anche sviluppiamo un'attività di collaborazione con le soprintendenze per la tutela appunto del patrimonio dei beni culturali del territorio. C'è il modo di scoprire quelle che sono state la nostra storia fin dall'anno 1000 in cui è nata la nostra città, e quindi come si è evoluta anche con strumenti multimediali in 3D, cioè c'è stato anche un forte investimento da un punto di vista tecnologico per raccontare meglio questo piccolo museo ma molto interessante, e quindi credo che chiunque potrebbe approfittare di una visita per scoprire questo angolo di cultura all'interno del nostro borgo. L'ingresso costa 3 euro ed è prenotabile anche attraverso visite guidate, sebbene il museo sia organizzato con audioguide che permettono agli ospiti di essere accompagnati nelle varie stanze attraverso una semplice app. Il Covid naturalmente obbliga a organizzare visite a numero chiuso, ma in qualche modo ha permesso a molti toscani di riscoprire tesori nascosti. Essendo preclusi i viaggi magari all'estero e anche le grandi città si sono ritrovate abbastanza spiazzate, è stato un po' come riscoprire il turismo di prossimità di cui tanto si è parlato, quindi questi piccoli borghi toscani così belli, così magari anche sconosciuti.